Prima di tutto volevo ringraziare i deputati e senatori dell'Intergruppo Innovazione che hanno organizzato questo evento e alcuni di essi sono presenti qua e poi gli altri ospiti della conferenza stampa che vi presenterò adesso che entriamo nel vivo. Io sono Enrico Nardelli, docente di informatica all'Università di Roma Tor Vergata e direttore del Laboratorio Nazionale Informatica Scuola del CINI e presidente di Informatics Europe. Il titolo della conferenza è abbastanza esplicativo: insegnamento dell'informatica nella scuola, una priorità per la transizione digitale, e vedremo perché è una priorità. Prima di tutto cominciamo ricordando quello che c'è scritto nel PNRR. Io da studioso rialgo sempre alle fonti originali e questa è la descrizione di quello che è la transizione digitale per l'Italia, un'enorme occasione per aumentare produttività, innovazione, occupazione, accesso più ampio a istruzione e cultura, colmare i divari territoriali. Benissimo, siamo tutti d'accordo su questo. C'è un elefante in questa stanza, però, e devo dire soprattutto in queste stanze in cui siamo noi del palazzo, del cosiddetto palazzo. E lo illustro ricordando qualche cosa che tutti conosciamo, un esperimento mentale. Torniamo all'Italia del dopoguerra. C'è il piano Marshall per lo sviluppo industriale, ci servono i fisici, i tecnici, gli ingegneri, perché un paese non si ricostruisce senza di loro. Però immaginate, questo è l'esperimento mentale, provate a immaginare che non è facile, che nella scuola si faccia soltanto l'aritmetica elementare, cioè si finiscono i 13 anni di scuola solo con le quattro operazioni, le frazioni, un po' di geometria piana. Okay? Poi arrivano all'università e noi dobbiamo fare i fisici e gli ingegneri. È un po' faticoso, è un po' faticoso. Ecco, per la transizione digitale siamo esattamente in questa situazione qua, perché dobbiamo fare la transizione digitale, che la fanno quelli che sono, non esiste la laurea in digitale, esiste la laurea in informatica, e però noi non la insegniamo nella scuola. Ora, fortunatamente è arrivata una raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, approvata proprio il 23 novembre, quindi 2 settimane fa, che raccomanda agli Stati membri di insegnare in modo buono l'informatica nella scuola primaria e secondaria. In particolare raccomanda di farlo fin dall'inizio della scuola dell'obbligo, in modo preciso, con obiettivi chiari, tempi ben definiti, valutazioni ben strutturate, in modo tale che, questo è importante, i ragazzi abbiano competenze digitali in modo scientificamente ben fondato, perché come vedremo tra qualche minuto, di digitale se ne è parlato molto, ma si è sempre soffiato un po' di fumo negli occhi su quello che era necessario per sviluppare queste competenze digitali. E secondo punto estremamente importante, assicurarsi che l'insegnamento dell'informatica sia fornito da insegnanti qualificati per l'insegnamento dell'informatica stessa. E questo è forse il problema più grande, come vedremo nel seguito. Quindi c'è questa raccomandazione europea che non è vincolante, perché non lo devo insegnare a chi sta in questi palazzi. In tema di istruzione la competenza è delegata agli Stati membri, non è competenza definita da Bruxelles, quindi ogni Stato, se non dico, fa come gli pare, però può seguire il suo percorso. In ogni caso è una raccomandazione importante, anche perché definisce qualche cosa di molto utile. È una raccomandazione che non arriva per caso, no? Io qui ho ricordato delle tappe a cui ho partecipato con i miei colleghi in Europa, non parlo di quello che abbiamo fatto in Italia, perché anche in Italia parliamo di queste cose qua con i politici italiani, ma in particolare l'ho fatto con la comunità europea, parlando a Bruxelles con le persone responsabili di queste cose, ed sono ormai 10 anni, no? Questi sono 4 pietre miliari che dal 2013 fino al 2022 sono rapporti che abbiamo scritto, abbiamo presentato, per ricordare che l'informatica è un aspetto importante. Piccola nota di colore: to miss the boat, nella cultura inglese, è l'equivalente del nostro perdere il treno. Loro, stando su un'isola, per loro perdere la barca è più grave. L'ultimo di questi rapporti in particolare è la definizione di un quadro di riferimento per l'insegnamento dell'informatica nella scuola, perché poi ci siamo resi conto che
anche a Bruxelles, diciamo anche al Parlamento europeo, non soltanto nel Parlamento italiano, quando uno parla di informatica, diciamo, il politico medio, adesso diciamo, quelli che stanno qua fanno ovviamente eccezione, ma non perché stanno qua, perché diciamo, lavorano un po' su questo tema, gli parli di informatica e non capisce bene di cosa si tratta. Quindi in questo quadro di riferimento abbiamo messo alcuni puntini sulle I per far capire che cos'è l'informatica. E chi ne vuole sapere di più, ne volesse sapere di più, insomma io ho scritto un intero libro per spiegare perché l'informatica è importante, diciamo, nella nostra società come disciplina scientifica e perché va insegnata nella scuola, ricostruendo anche il percorso storico. Nei lavori preparatori che hanno portato a questa raccomandazione approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, è molto interessante che il documento tecnico di accompagnamento alla proposta che ha fatto la Commissione Europea ha riconosciuto che si era diciamo, un pochino battuto troppo sul tasto delle abilità digitali intese in senso operativo, quindi saper usare gli strumenti del digitale, saper usare la posta elettronica, saper scaricare e installare del software, cose che ancora diciamo, emergono un po' nel DESI, no? Di cui diciamo, si sente tanto parlare, diciamo, a cui poi dedicherò, cioè, non oggi, ma insomma una mia futura riflessione. Quindi quello che è successo è che effettivamente in Europa siamo rimasti in ritardo. Quando parlo di queste cose con i miei colleghi negli Stati Uniti, loro dicono: ma noi non abbiamo mai parlato di digital skills, abbiamo parlato sempre di computer science, no? E loro stanno marciando sul tema della computer science. Parli con gli indiani, i cinesi e i giapponesi, stessa cosa, no? Invece sapete bene che insomma, in Europa abbiamo avuto la patente europea del computer, poi abbiamo avuto il tasso delle digital skills, che per realtà sono importanti perché questi strumenti bisogna saper usare, ma è la conoscenza scientifica di base, e questo appunto è scritto nell'ultimo punto: i mezzi per usare le tecnologie digitali non sono quelli che permettono di crearli e controllarli, no? Prima di iniziare stavamo facendo qualche riflessione su questo, e come insomma, saper pesare qualcosa sulla bilancia, che per carità è utile, ma non vi dice niente sulla forza di gravità, che è invece il concetto, come possiamo dire, di base della fisica che impariamo nella scuola. Allora, a livello italiano abbiamo il PNRR che ha delle misure relative alle competenze digitali. Io qui ho evidenziato in modo particolare l'investimento 3.1, lo trovate in grassetto, nuove competenze e nuovi linguaggi, perché ha una dotazione di diciamo, oltre ad avere una dotazione di 1.100 milioni di euro, 1 miliardo e 100, in particolare ha l'obiettivo di inserire all'interno dei curricula competenze STEM e digitali. Quindi sembra essere esattamente quello che fa il caso nostro. Diciamo che se uno va a leggere effettivamente quello che c'è scritto nel PNRR, scopre che l'implementazione è un po', come dire, carente, cioè l'idea è buona ma l'implementazione è un po' carente, perché parla soltanto di un corso obbligatorio di coding, cioè la famosa programmazione informatica, che per carità la programmazione informatica è utile, ma sarebbe come se uno per dire dobbiamo diciamo, far studiare la matematica a tutti, poi si limita a insegnargli le quattro operazioni aritmetiche. Sì, sono importanti, ma insomma la matematica è un po' di più. Ora, su questa linea sono stati già assegnati 600 milioni di euro dei 1.100, che però servono a formare gli studenti. Okay? E la formazione dei docenti è solo sulle competenze linguistiche, perché insomma, il tema delle nuove competenze e nuovi linguaggi copre anche le competenze linguistiche. Quindi non c'è la formazione degli insegnanti, che è la cosa più importante, perché diciamo, se immaginiamo di spendere tutti i soldi per la formazione degli studenti, noi alla fine del PNRR, tra due anni, avremo alcune coorti di studenti, insomma degli ultimi 2 o 3 anni, che sanno qualcosa di informatica, poi questi escono dalla scuola, e quelli nuovi, come li formiamo? Cioè, non è che, come dice il proverbio cinese, se diamo i pesci al pescatore quello mangia per tutta la vita. Per farlo mangiare per tutta la vita bisogna insegnargli a pescare, dargli la pesca, quindi trovare il maestro che gli insegni a pescare. Quindi noi dobbiamo formare i docenti. E questo della centralità dei docenti era un tema che è stato presente in qualche modo nella preparazione del PNRR, c'era stato questo atto di indirizzo parlamentare della 7ª Commissione del Senato che specificava in modo esplicito prevedere competenze informatiche di base a partire dalla formazione primaria. Io ho avuto un'audizione nella 8ª Commissione del Senato in cui ho detto esplicitamente e agli atti serve un congruo numero di docenti ben preparati, quindi in qualche modo
L'input è arrivato, e però la situazione attuale è quella che abbiamo visto, no? Diciamo, i soldi stanno venendo spesi sulla formazione degli studenti e non degli studenti. Allora, se continuiamo così, il rischio è che la transizione digitale sul lungo periodo in Italia fallisca, perché se noi non assicuriamo al sistema la possibilità di formare studenti che conoscano le basi scientifiche del mondo digitale, e quindi che qualcuno di loro poi alla fine scelga anche, diciamo, la professione del digitale, ma indipendentemente da quello, diciamo, noi pretendiamo che tutti i ragazzi sappiano la matematica, perché in una società industriale, diciamo, non puoi ritornare al Medioevo in cui solo, diciamo, pochissimi avevano studiato. Inoltre, e questo, diciamo, è l'aspetto anche di estremamente interessante per il sistema produttivo, l'informatica consente flessibilità e velocità solo se la controlliamo noi. Io ho sentito parlare in questi anni, diciamo, di quelli che hanno detto che il sistema produttivo italiano era antiquato perché non era sufficientemente digitalizzato. Economisti che, diciamo, non conoscono bene come funziona l'informatica, perché diciamo, a meno che diciamo, gli imprenditori siano stati colpiti da una strana malattia, se fino a prima dell'informatica erano in grado di entrare sul mercato e muoversi rapidamente, evidentemente se non hanno usato il digitale il problema non era loro, il problema è che un digitale che non controlli è un ingessamento, e quindi meglio non usarlo, perché poi, insomma, digitale adesso ne sentite parlare benissimo con l'intelligenza artificiale che ci manderà tutti in pensione perché fa tutto lei. In realtà, insomma, le persone le sanno fare le cose. Quindi, giustamente, molti in Italia, molti piccoli e medi imprenditori hanno visto queste cose e hanno detto, va bene, diciamo, facciamo senza, no? Perché è chiaro, meglio potersi muovere anche un po' più lentemente che essere ingessati. Flessibilità e velocità sono state le chiavi, diciamo, del nostro miracolo italiano, che ci ha portato a essere la quarta potenza industriale del mondo, e serve diffondere l'informatica a livello di massa per recuperare questa flessibilità e questa velocità, perché nel mondo digitale queste competenze servono. Ora qui viene lo snodo importante, perché questo è un processo formativo che è dei tempi lunghissimi, almeno 10 anni. Un ragazzo che entra oggi in prima elementare esce, diciamo, dall'istituto tecnico o dal classico, dal liceo, fra 13 anni. Voi andate 13 anni indietro e pensate a quanto è cambiato il mondo, e la scuola dà quelle competenze di base che servono per tutta la vita, e quindi non può essere qualche cosa che viene forzato semplicemente da chi sta in maggioranza, perché 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa c'era una diversa maggioranza, adesso c'è questa. Noi non sappiamo, diciamo, cosa ci sarà fra 4-5 anni, la democrazia è questo, e quindi bisogna che ci sia, diciamo, in modo trasversale un consenso sul fatto che questo è un tema importante, che questo va affrontato e che per il bene dell'Italia dobbiamo risolverlo. Io ho finito la mia introduzione, spero di non essere stato troppo lungo, e adesso do la parola a Agostino Santoni, vicepresidente di Confindustria con delega al digitale. Non farò domande d'esame, allora. Conoscendoti immagino sarà ricchissimo di contenuti. Ah. Ricchissimo, eccomi qua, ricchissimo di contenuti, quindi complimenti. Vi racconto perché per Confindustria questa è una giornata, un momento di straordinaria importanza. Faccio un piccolo, diciamo, riassunto della scelta del Presidente Bonomi di avere per la prima volta nell'organizzazione di Confindustria una vicepresidenza esclusivamente dedicata alla trasformazione digitale, non al digitale, alla trasformazione digitale. E insieme alla sostenibilità e alla transizione green sono le due deleghe che rappresentano, dal punto di vista di Confindustria, i due pilastri dell'accelerazione e della trasformazione. Perché questo è nato? È nato perché buona parte, o io direi tutte, le 150.000 imprese di Confindustria hanno un denominatore comune. Sono all'interno di ecosistemi, non sono da sole, collaborano con altre aziende. E sempre di più la competizione nazionale, europea e globale prevede che gli ecosistemi o vincono
o perdono, e scusate se banalizzo il concetto. Per poter vincere, e vincere vuol dire competere, avere, crescere i risultati dell'azienda, dare opportunità alle persone, essere più inclusivi, il processo di trasformazione digitale è fondamentale. In virtù di questo è nata la delega. All'interno della delega che io ho l'onore di rappresentare abbiamo identificato 4 punti per noi rilevanti. Il primo, abbiamo bisogno di collaborare con il governo per creare un numero di persone competenti sul digitale, e quando dico persone intendo studenti, e per studenti intendo coloro che entrano nel mondo della scuola, che sono nel mondo della scuola, che stanno lavorando, che il lavoro non ce l'hanno, o persone che hanno bisogno di una seconda chance. Queste per noi sono le persone alle quali stiamo pensando, e dobbiamo costruire un progetto formativo che consenta una dimensione, che è quella che dicevi, che non è mai avvenuta prima. Lo diciamo perché una delle criticità fondamentali, quindi il percorso formativo, c'è una fortissima richiesta, e lo sappiamo bene, non vi dico i numeri che mancano perché li contiamo tutti, quindi vi risparmio l'ennesimo numero, ma è un numero di straordinaria importanza e serve. La seconda priorità, tornerò sul tema formazione per raccontarvi anche degli esempi interessanti di progetti concreti. Il secondo punto per noi di straordinaria importanza è quello che noi chiamiamo l'economia dei dati, e nasce da quest'idea europea e anche italiana, dove di fatto l'Europa dal punto di vista della tecnologia ha fatto quasi esclusivamente l'arbitro, mentre due grandi giocatori, tipicamente gli Stati Uniti e la Cina, giocavano, noi al momento abbiamo deciso di essere gli arbitri, e sono sicuro che pochi di voi si ricordano chi è stato l'arbitro dell'ultima finale di Coppa del Mondo, mentre sono sicuro che molti di voi ricorderanno chi è stato il miglior giocatore. Ecco, su questa ambizione noi pensiamo che ci sia uno spazio straordinario per l'economia italiana e per l'Europa di utilizzare, di valorizzare i dati unendo gli atomi con i bit. Conosco, perché è il tessuto fondante di Confindustria, tante aziende italiane che costruiscono delle meravigliose macchine. E provate a immaginare queste meravigliose macchine, frutto di anni e anni di esperienza, di eccellenza straordinaria, possano incontrare il digitale. E provate a immaginare quale spazio straordinario può creare questa competenza e questo know-how per tutte le aziende in Italia, in qualsiasi settore, dove noi siamo forti o dove noi stiamo emergendo. Il terzo punto fondamentale è che all'aumentare dell'economia digitale aumenta anche la superficie d'attacco, e quindi abbiamo deciso di aumentare il tasso di consapevolezza con un progetto concreto in collaborazione con l'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale, per andare sul territorio attraverso un questionario. Il primo questionario è già stato realizzato insieme alle Assicurazioni Generali e al Politecnico di Torino, per rendere le aziende ancora più consapevoli sul tema della sicurezza informatica, non solo come minaccia ma come opportunità. Cioè, se tu azienda sei più consapevole, sei più organizzato, sei più competitivo e riesci a partecipare meglio a questi ecosistemi che lavorano su scala globale. E l'ultimo è il tema della sostenibilità, cioè come il digitale può rendere le imprese e il paese ancora più sostenibile attraverso l'utilizzo delle tecnologie. Ritorno al primo punto, che è il punto della conferenza stampa, le competenze. Noi abbiamo fatto, quando dico noi, una nostra associazione che è Anitech Assinform, un progetto molto interessante, e abbiamo costruito questa piattaforma che si chiama Formati con noi. Ed è molto interessante perché la domanda dice: vabbè, ma tu sei Confindustria, dici sempre al governo cosa devi fare, ma dimmi che cosa fai te. Questo è stato un po', se volete, la genesi di questo progetto. Allora abbiamo intervistato in modo organizzato tantissime aziende in Italia e abbiamo chiesto loro: dimmi quali sono i ruoli che tu stai cercando.
e sono emersi in questa ricerca 16 lavori. Non mi chiedete perché 16, sono, diciamo, nel ranking sono stati evidenziati 16 professioni: lo sviluppatore software, lo statistico, quindi i dati, il tecnico per la cyber security, diciamo una serie di questi, con queste informazioni che non arrivano dal settore del digitale, ma arrivano da chi utilizza il digitale, abbiamo guardato che competenze all'interno delle aziende del digitale erano disponibili. E come voi sapete ci sono un sacco di academy che sono espressione di tante aziende associate a Confindustria che attraverso questo percorso rendono disponibili dei percorsi formativi o gratuiti o a pagamento. Allora abbiamo detto, bene, queste sono le professioni che in questo momento il mercato sta chiedendo, questi sono i corsi disponibili e questi sono i lavori oggi a disposizione per chi intende fare questo percorso. E se volete, l'ambizione è proprio quella di connettere la domanda all'offerta e di essere il connettore verso il mondo della scuola. Il primo, quello più semplice, è quello, il percorso con il quale stiamo collaborando con gli ITS, ma non solo. Provate a immaginare che patrimonio di opportunità potremmo avere collaborando con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con Università e Ricerca, semplicemente connettendo i percorsi formativi, le richieste col mondo della scuola. E provate a immaginare per tutte le persone che un lavoro non ce l'hanno quanto possa essere interessante entrare in questo percorso formativo, perché una delle caratteristiche del digitale deve essere assolutamente l'inclusività. Con questo patrimonio di informazioni, di asset, è evidente che il focus e l'attenzione nella collaborazione con il governo, in particolare con i due ministeri che ho citato prima, è come possiamo contribuire per rendere esecutivo quello che è stato presentato fino ad ora. E se posso permettermi una richiesta d'aiuto, perché in tutti i convegni io faccio sempre la domanda: chi è d'accordo che il digitale sia una competenza di straordinaria importanza per tutti i nostri studenti? Tutti alzano le mani, come se siete qua non vi faccio la domanda. E poi la domanda successiva è: perché abbiamo deciso di non farlo? Cioè, nel corso, prendete a piacere, nel corso degli ultimi 10 anni. E io penso che l'ambizione che dobbiamo avere è quello di essere ricordati, mi riferisco al mio ruolo in Confindustria e a coloro che oggi rappresentano, diciamo, il governo, ma non solo, perché questo è un intergruppo, quindi ci sono tante donne e uomini che vogliono contribuire a farlo accadere. E dice, no, ma non ci sono i soldi. Ci hanno tolto pure questa, abbiamo i soldi, e quindi io avrei proprio l'ambizione di farlo accadere e di creare questa forte collaborazione su un tema sullo quale tutti siamo d'accordo. Fondamentale il percorso, abbiamo sempre pensato agli studenti, e abbiamo si è anche pensato che, ma i ragazzi hanno il digitale nelle loro corde, lo sapete bene in questa sala. Essere un esperto di social network non è un esempio concreto di essere esperti di digitali. Noi abbiamo bisogno di donne e uomini che abbiano una competenza più profonda. Quindi, diciamo, aiutiamoci a smarcare questo tema. Non è quella la competenza che serve al mercato delle imprese e al nostro paese. Serve un'altra competenza, ben più profonda. Allora, la consapevolezza di come formare i docenti, magari mi sbaglio, ma mi sembra ci siano tipo più di 600-700 mila docenti in Italia, e sono forse conservativo nel numero. È un processo trasformativo straordinario, come per tutti noi cittadini italiani, aggiornarci il nostro sistema operativo per favorire questa trasformazione che è straordinaria. Allora, come aiutare questa trasformazione, come inserire nuovi docenti che abbiano come prerequisito fondamentale questa competenza, a mio avviso deve essere una priorità del nostro Paese. E non è futuro, o meglio, non è solo futuro, ci servono adesso, è una priorità assoluta attuale.
e quindi troverete in Confindustria, come su tanti altri temi, un partner molto attento alla collaborazione anche su questo tema, perché per noi è di straordinaria importanza. Io mi occupo di digitale, il mio collega che ha la delega sulle competenze, Brugnoli, chiaramente rappresenta tutto il percorso formativo. Io vi parlo di questa competenza. È evidente che noi abbiamo bisogno di donne e uomini, ingegneri, che facciano anche altre attività, ed è confermato che la disciplina tecnica è una disciplina sempre più importante nel percorso evolutivo delle persone, non solo per sviluppare e creare ingegneri informatici che ci servono, ma non mi immagino un chirurgo che possa esercitare il suo lavoro senza avere una base di informatica, non me lo immagino. Non mi immagino un avvocato che non abbia una competenza di digitale, non mi immagino qualsiasi ruolo. E quindi per questo è perché per noi è di straordinaria importanza. Quindi grazie per la vostra presenza e grazie per averci invitati. Grazie. E a te Agostino per il bel intervento. Adesso non lo commento perché non voglio togliere spazio al prossimo relatore. Aggiungo solo un elemento fra i tanti importanti stimoli che tu hai dato, ed è che tu hai parlato di uomini e donne, e io voglio mettere l'accento sulle donne, perché sono poche, purtroppo, e questo determina moltissimi problemi. Prima di tutto perdiamo metà della bravura che abbiamo, perché quella è uniformemente distribuita, e poi una tecnologia che è così dirompente per la società rischia di avere dei punti di vista che sono, diciamo, carichi di quello che ci sta. Quindi questo è un tema su cui bisogna proprio averlo, diciamo, in testa in modo molto forte. Scusa, ti rubo un tweet. A me piace sempre dire che il talento è equamente distribuito, le opportunità no, e penso che la nostra responsabilità è essere il ponte tra il talento e le opportunità. Quindi confermo anche il genere, soprattutto nel nostro settore, è una straordinaria area di miglioramento. Adesso la parola a Giorgio Binda, presidente nazionale di Unimatica, che è il branch digitale, il ramo digitale di Confapi. Sì, grazie. Eccoci. Grazie professore, buongiorno a tutti. Un ringraziamento all'onorevole Centemero che ha organizzato l'evento di oggi, e al professor Nardelli per l'invito. Sì, rappresentavo le piccole e medie industrie del settore informatico per Confapi, quindi diciamo che vivo un po' sul territorio, lo vivo per presa, diciamo, d'atto di quello che mi raccontano i miei associati, ma anche e soprattutto perché io stesso sono un informatico, quindi nasco dalla scuola, dalla strada. Permettetemi due considerazioni. Sicuramente, ripensando un po' a quello che è il grande obiettivo che ci pone l'Europa per il 2030, una percentuale, diciamo, di crescita, di cultura digitale, per arrivare all'80% è una percentuale importante, ma è una percentuale importante soprattutto se la vediamo all'interno della sfida epocale che oggi, insomma, stiamo percorrendo, no? Sentiamo sempre più spesso temi di tipo transizione 4.0, oggi 5.0, trasformazione digitale ecologica. Ecco, sono d'accordissimo con il dottor Santoni, sono temi attualissimi, ma sono temi dove le piccole e medie industrie alle volte fanno un po' fatica, perché sono terminologie non del loro settore. Questo per dire che rispetto a quella percentuale mi sono permesso di fare un piccolo incrocio con un'indagine Istat di giugno. Non voglio snocciolare dati, però ho notato che l'Italia è parecchio indietro, parliamo della quart'ultima posizione rispetto a questo obiettivo. Quindi, cosa dire, sicuramente dobbiamo correre, e dobbiamo correre perché putta caso in quell'indagine, che conteneva una serie di riflessioni anche molto dettagliate, però mi hanno colpito due cose. I temi paradossalmente su cui siamo più indietro sono quelli della sicurezza e quello della alfabetizzazione alla informazione e gestione dei dati, che sono temi che impattano pesantemente nella trasformazione digitale delle piccole industrie. Ora, se sui temi più importanti e dove siamo più indietro, capite bene che
dobbiamo fare qualcosa. Cioè, ecco, questa è un po' la considerazione. E anche il nostro centro studi di Confap in qualche modo rileva un po' questa tendenza. Sul territorio raccogliamo proprio questa difficoltà di queste come dire, prestazioni. Questo squilibrio in qualche modo riteniamo che debba essere colmato. Noi come Confap rappresentiamo circa 112.000 imprese, quindi siamo un'associazione presente molto presente sul territorio, quindi raccogliamo veramente le esigenze di tanti. Molto lavoro pensiamo si sia fatto in questi ultimi anni, moltissimo, ottimo, probabilmente non basta, quindi benissimo le iniziative insomma che vengono avanti. Se vogliamo pensare a un comparto produttivo della piccola e media industria che sia moderno e al passo con i tempi. Quindi questo è un po' il pensiero. Ecco, devo anche dire un'altra cosa. Penso che in questi ultimi anni la crescita della cultura digitale e in qualche modo le tematiche legate al mondo informatico abbiano avuto qualche fattore accelerante. Nel senso che se pensiamo a quello che è successo durante il periodo Covid, no? A me spesso mi capita di tornarci sopra, lì in un tempo zero, perché avevamo poco tempo, abbiamo colmato un gap formativo enorme, enorme, perché abbiamo portato nella scuola, in questo caso strumenti, okay? Quindi, ma anche un po' di cultura, perché abbiamo portato gli insegnanti a credere che con l'informatica, no, fosse possibile azzerare e superare le problematiche contingenti. Chiaro che probabilmente lavorare in emergenza non è la strada migliore, e ne siamo tutti consapevoli, ma perché secondo noi, ma credo che sia condivisibile, non è la strada migliore. Perché ragioniamo di strumento che mi risolve il problema contingente, ma non ragioniamo del perché è stato adottato quello strumento o si è fatta quella determinata scelta tecnologica. E questo è un gap ed è sicuramente un freno. Però ecco, quell'evento secondo me ha lasciato qualcosa di positivo. Cioè ha lasciato quantomeno un po' in tutti in modo trasversale, la consapevolezza che quando si ragiona a livello basso si può creare con lo strumento qualsiasi soluzione al problema. Quindi l'informatica che sta sotto, ma passatemi il termine, più che l'informatica abbiamo parlato in quel caso di problem solving, che comunque è una componente dell'informatica, okay? Il problem solving, la capacità di risolvere il problema rapidamente, ha consentito di costruire cultura e piattaforma, e questo è un valore aggiunto. Questo accelerante, secondo me, in qualche modo possiamo metterlo anche in altre accelerazioni su tematiche appunto legate ai 5 capitoli, piuttosto che alla trasformazione culturale e digitale. Qual è la posizione sostanzialmente di Confap Unimatica? Ma noi siamo favorevoli alla grande, all'ampliamento della cultura informatica a tutti i livelli. Dobbiamo pensare che abbiamo il compito e il dovere di formare i giovani, no, che saranno i prossimi lavoratori, e formarli nel modo in cui il mercato poi li assorbirà e ce lo chiederà. Come diceva il dottore prima, oggi ci sono delle richieste chiare che il mercato ci impone a livello di lavoro tecnologico. Non ci sono i numeri, non ci sono i numeri neanche nella piccola e media industria, che è quella che paradossalmente assorbe meno. Allora, la sfida, secondo me, è quella di creare e di migliorare, di lavorare su il pensiero digitale, trasformandolo in qualche modo in un pensiero critico, per fare in modo che poi il percorso formativo crei i numeri dei lavoratori che ci servono. Io sono d'accordissimo che la formazione debba avvenire a tutti i livelli, d'accordissimo con il professore, perché se noi formiamo i ragazzi adesso delle superiori, gli diamo cultura, fra 2 anni loro usciranno, poi non ci sarà più nessuno, quindi dobbiamo lavorare sui professori, che a loro volta magari scenderanno, quindi scuole superiori, scuole medie, scuole elementari. Ma io quello che dico è che secondo me la cultura a livello informatico deve passare anche dagli imprenditori. Prima si diceva non esiste avvocato, non esiste commercialista, non esiste dottore. Non esiste imprenditore, secondo noi, che non abbia un minimo di cultura informatica. Perché deve sapere come funziona, e lo possiamo immaginare non so, all'interno di un PLC, cioè di uno strumento di governo, di una macchina da taglio, no? Voglio dire, ci sono sottosistemi che in qualche modo l'imprenditore deve conoscere. Anche, per esempio, all'interno di Confapi, come dire, nella nostra piccola struttura,
costruiamo, facciamo in modo che i funzionari siano formati sulle tecnologie, perché poi i funzionari sono quelli che hanno un rapporto diretto con gli imprenditori, quindi se hanno competenze digitali e competenze di diciamo informatica di base, quantomeno, sono in grado poi di trasferire quelle competenze in strumenti da mettere a fattor comune per gli imprenditori. Tanto più che ecco, sui percorsi di formazione condivisa, per esempio, noi siamo disponibilissimi a partecipare a qualsiasi tipo di iniziative e di attività, e tanto più che, per fare un esempio, con l'Università di Tor Vergata abbiamo creato un Contamination Hub dove appunto il mondo universitario con il mondo impresa lavorano per creare progetti innovativi da mettere a fattor comune, quindi per noi esiste insomma questo concetto di cultura. E ecco, anche a livello provinciale gli imprenditori del settore informatico in qualche modo si stanno spendendo oggi, devo dire, con iniziative personali ed estemporanee, non sicuramente ancora strutturate, ma sulle quali vorremmo sicuramente lavorare per migliorare, si stanno spendendo loro stessi in iniziative di partecipazione sul territorio, cioè i nostri imprenditori in qualche modo, in modo autonomo, no, ne faccio parte anch'io, fanno cultura nelle scuole, cioè portano un po' di piccola e media industria all'interno delle scuole, raccontano che cosa vuol dire essere un imprenditore informatico, che cos'è l'informatica, parliamo in modo semplice, quindi abbiamo questa capacità di linguaggio. Su questa diciamo, attività in modo particolare mi capita spesso di, diciamo il format è più o meno sempre lo stesso, e mi capita spesso di far fare la domanda ai ragazzi e di conseguenza ai professori sulla conoscenza di ChatGPT e delle intelligenze generative. Ecco, non è argomento ovviamente di questa conferenza, però la risposta è duale, cioè o i professori, gli insegnanti conoscono lo strumento, quindi sanno cosa sta alla base dello strumento e lo utilizzano addirittura, quindi hanno inserito, no, già un percorso innovativo nel loro modello di insegnamento, lo utilizzano per preparare verifiche piuttosto che per coinvolgere gli studenti, e gli studenti, guarda caso, rispondono in modo coinvolto, oppure non lo utilizzano, o peggio, lo combattono, e gli studenti di quei professori lo combattono e non lo conoscono. Ecco che questo, quando dico che sosteniamo assolutamente l'insegnamento a livello anche diciamo di corpo insegnante, è perché i professori, gli insegnanti oggi creano i lavoratori domani, quindi se lo spirito critico non parte da loro, gli studenti stessi cresceranno mancanti di cultura. Chiudo, vi faccio un esempio. Secondo noi, dicevo, la trasversalità della formazione è anche liquida. Io ho colto due passaggi, un passaggio in modo particolare di quello che ho letto, professore, è quello di svincolare la cultura digitale e tecnologica, la cultura informatica, da quello che è il suo contenitore. Allora, se noi chiudiamo e blocchiamo la cultura all'interno di un contenitore, quindi di un programma, di una piattaforma, di un linguaggio, tutto quello che conosciamo come strumento, okay, nel momento stesso in cui lo strumento diventerà vecchio, il contenitore terrà bloccata la cultura e quindi succederà che la cultura stessa non evolve. Per usare una terminologia, io ho fatto, quando studiai all'università, studiai su un linguaggio di programmazione che si chiamava Modula 2, credo che non sia mai stato usato da nessuna parte. Quando io poi ho mollato il percorso di studi, ma mi sono tenuto quel corso di formazione per vedere se in qualche modo quel linguaggio era utilizzato, non lo conosceva nessuno. Ora, spiegatemi a cosa serve, cioè spiegatemi a che cosa può servire presentare e far studiare un linguaggio quando poi nessuno lo utilizzerà. Quindi, questo è un esempio, ne potrei citare un altro, parliamo di Word, sempre per calarlo nel pratico, Word è credo il prodotto più insegnato a tutti i livelli, Microsoft Word, no? Allora, è vero, è un prodotto, ma se dietro non so come sta evolvendo, allora mi mancano dei pezzi, mi perdo il fatto che ci possono essere, per esempio, delle intelligenze artificiali che oggi possono scrivere testi, sistemi di dettatura, cioè mi perdo quello che lo strumento può dare in più e quindi continuerò ad utilizzarlo nel tempo come se fosse puramente il vecchio buon programma di videoscrittura, ottimo per carità, ma non cresce. Quindi per quanto insomma attiene a noi, per noi è importante sapere che ci sono iniziative come queste, sapere che il governo è attento alla formazione
in qualche modo è la crescita formativa dei nostri giovani lavoratori, dei professori. Io inserisco, non dimentichiamoci delle altre fasce, perché imprenditori, imprese, lavoratori già formati, da riformare magari con concetti anche un po' più moderni legati all'informatica. Insomma, siamo sicuri di una cosa, che investire oggi in queste cose non è un costo, ma è un investimento per il futuro delle nostre imprese, del nostro paese, delle nostre famiglie, dei nostri abitanti italiani. Grazie. E grazie anche a Giorgio Binda, diciamo moltissimi spunti che diciamo trasformerebbero questa conferenza stampa in un dibattito che va sicuramente fatto, perché poi diciamo oggettivamente il punto di vista di chi forma, diciamo, dell'università nella scuola e di chi è nel mondo produttivo e produce ha dei punti di differenza su cui bisogna, diciamo, su cui bisogna discutere e sui quali bisogna collaborare, perché poi diciamo la diversità dei punti di vista è sempre una ricchezza e soltanto dialogando si riesce a fare, e in particolar modo su questo tema della formazione informatica ci sarà bisogno di molta collaborazione, perché tanto per fare un esempio, insomma, il dato sugli insegnanti è vero, noi abbiamo 800.000 insegnanti in Italia e l'insegnante, diciamo, non si forma mettendogli la cartuccia, no, come nel film Matrix, nella testa, ha bisogno di tempo, e quindi noi abbiamo anche una gestione del transitorio, non soltanto dobbiamo, come dire, imbastire un percorso che ci porta di qui a 10 anni sicuri di arrivare, perché le forze politiche sono tutte d'accordo su questo, ma dobbiamo anche capire come gestire il transitorio. Nel transitorio l'apporto da parte del mondo industriale in termini di capacità di formazione sarà necessario, perché noi semplicemente gli insegnanti per insegnare non ce li abbiamo, quindi dobbiamo farlo. Riprenderemo questo discorso e io adesso chiamerei l'onorevole Giulia Pastorella, che ringrazio della partecipazione a questo evento. E, prego. Sì, da brava politica sono arrivata in ritardo e partirò prima, semplicemente perché ho question time in aula. Allora, un tema che, come è stato detto, è molto condiviso, eppure ancora niente è stato fatto. Per quale motivo? La domanda ce la dobbiamo fare noi più che farla voi, giustamente. Quindi, come primo spunto prendo quello di parlarne con i colleghi dell'intergruppo e vedere o se si può resuscitare qualche PDL che sicuramente è già stato depositato, oppure in maniera molto più invece intelligente approfittare delle possibilità di questa revisione del PNRR su cui noi come opposizione siamo state anche un po' critici, ma magari vedere se in questa costante, come dire, modifica non ci si riesca anche ad infilare questo aspetto che è molto fondamentale. Non solo, voi giustamente, io vengo dal settore privato, quindi capisco che l'abbiate approcciata principalmente dall'idea che cosa serve all'impresa, ed è giusto pensare a un funnel, diciamo, di istruzione che arrivi a portare questi ragazzi ad avere le competenze giuste per il mercato del lavoro. Tuttavia noi come politici, secondo me, dobbiamo prima di tutto porci la domanda cosa serve perché siano cittadini consapevoli. Quindi nelle slide che ho avuto modo di vedere, diciamo, a casa prima di arrivare qua, mi sono detta benissimo che ci sia un focus sul coding, quindi sul comprendere almeno come funzionano gli algoritmi, ma non tanto perché tutti debbano diventare software developers, su cui chiaramente c'è bisogno nel mercato, ma semplicemente perché siano cittadini consapevoli, e quando viene detto loro stai dialogando con un'intelligenza, che capiscono che cosa vuol dire, che capiscono quali sono i dibattiti sui bias degli algoritmi, perché sanno cos'è un algoritmo. Molto spesso le persone non lo sanno, e anche soprattutto il PNRR sta spingendo molto per la PA digitale. Ecco, la capacità di interagire con questa PA digitale, che viene data per scontata nelle nuove generazioni, secondo me non è assolutamente da dare per scontata, e figuriamoci nelle generazioni precedenti. Quindi i due binari paralleli di cittadini digitali e futuri lavoratori digitali non sono in contrasto, non sto dicendo che l'uno debba prevalere sull'altro, ma sto solo dicendo che dobbiamo pensare ad entrambe le prospettive, perché benché il mercato appunto richieda sempre più figure legate al mondo del digitale in senso ampio, ci saranno anche persone che finiranno a fare tutt'altro, ma come si diceva non si potranno comunque astrarre dal fatto che questo è il mondo non di domani ma già di oggi. Di conseguenza io inviterei una riflessione su, perché ci sono tante le materie, sono stata a una conferenza dove si vuole spingere per insegnare economia, insomma materie finanziarie, giustissimo, quale cittadino non ha bisogno, altri che spingono bisognerebbe rafforzare l'educazione all'affettività e sessuale, giustissimo. Ecco, le ore nella giornata sono quelle che sono, anche per l'insegnamento oltre che per gli insegnanti. No, ma questo è un punto che fa ridere, ma in realtà
se vogliamo affrontare una riforma della scuola seria, come cerchiamo sempre di fare, almeno nella mia forza politica, bisogna porsi delle domande molto pratiche, premesso che il tempo lungo, il tempo pieno è ancora una rarità, almeno in certe zone d'Italia, vuol dire che il tempo a scuola è ancora meno, quindi la domanda è come facciamo a mettere tutto quello che noi vorremmo che i nostri ragazzi imparassero, senza perdere però quelle materie diciamo cosiddette antiche, che però servono per un'infarinatura generale e comunque per costruire dei cittadini consapevoli. Ecco, questa secondo me è la sfida, visto che siamo tutti d'accordo che questa sia una delle materie da inserire, la domanda vera è, al di là del formare gli insegnanti che prende tempo, come immaginarla in un contesto più ampio di revisione del curriculum scolastico e quindi di preparazione dei nuovi cittadini. Questa è una sfida con risorse sempre più ristrette, tra l'altro. Questa è una vera sfida, ma una sfida che accolgo con piacere e, ripeto, mi scuso molto, ma devo andare a grigliare un pochino il governo su alcuni temi. E va bene, grazie mille per il suo intervento, assolutamente d'accordo su tutti i temi che ha toccato. E voglio soltanto richiamare il tema delle risorse. Io penso che le risorse dedicate all'istruzione, in particolare alla scuola, sono la priorità massima del Paese. Quindi, diciamo, va bene, però ripeto, l'istruzione è il futuro del Paese. Quindi, diciamo, sono tutte cose importanti, ma l'istruzione è la più importante. Diciamo, il fatto che quando, insomma, io ho una certa età, quando io ero piccolo, il ruolo sociale dell'insegnante era un ruolo importante e adesso non lo è un problema. Non abbiamo visto i risultati del test PISA recentemente. È chiaro che in qualche modo nel nostro paese l'istruzione, soprattutto quella obbligatoria, si sta un po' sfaldando e questo a cascata poi, diciamo, influenza tutta la società. Quindi le risorse per l'istruzione secondo me sono le prime che devono essere. Poi capisco che la coperta è corta da tutte le parti, però diciamo. Però ci sono già i fondi, no? Per su questo, la sì, presentazione. Su questo specifico sì. Quindi non basterebbe solo eseguire. Sì, dopodiché. Dopodiché per qualunque riforma noi come comunità, diciamo, universitaria siamo disponibili a collaborare, anche perché, diciamo, noi conosciamo la materia, voi conoscete il diritto, diciamo, le leggi, le norme, e quando si parla di temi specifici bisogna inserirli bene, se no uno rischia di scrivere una cosa in una legge che, diciamo, apparentemente risolve il problema, ma diciamo invece grazie ancora, grazie davvero. E io a questo punto darei la precedenza alla Camera Alta, al senatore Lorenzo Basso, che, diciamo, appunto, qualcuno, diciamo, degli interventi di prima ha citato i 10 anni. Ecco, con Lorenzo Basso ci conosciamo da 10 anni, quando il progetto Programma il Futuro ha iniziato a agire nelle scuole, e io, guardando indietro, dico, ecco, se ci avessero dato, insomma, non a me personalmente, ma quello all'istanza che io rappresentavo in termini di comunità che voleva in informatica nelle scuole, ci avessero dato retta 10 anni fa e ci avessero dato un po' di risorse, perché anche lì nel famoso PNSD le risorse c'erano, forse adesso staremmo qualche passettino più avanti. Dopodiché, diciamo, voi non siete il governo, siete il Parlamento, quindi, diciamo, non è tutta vostra responsabilità. Grazie Lorenzo. No, sono io che ti ringrazio per avermi coinvolto, ringrazio Giulia, a cui lasciamo appunto l'ultima parola, perché si è fatto carico per l'intergruppo di organizzare la giornata di oggi, ma ti ringrazio Enrico e ti ringrazio anche formalmente, perché appunto tu è da tanti anni che stai portando avanti questa battaglia per il Paese, quindi noi ci troviamo spesso di fronte a molte pressioni di interessi tutti legittimi che spingono da una parte dall'altra. È bello vedere quando ci siano interessi generali portati avanti con convinzione nel tempo e anche con tanta dedizione, perché insomma non soltanto questa opera, ma anche i tuoi libri, le attività che hai fatto sono stati molto utili, compresa quella appunto che ricordavi, che comunque è stata e ha impattato molto sulla vita di tante persone. Credo che sicuramente serva fare entrambe le cose, non sono escludenti, ovvero sia il tema delle competenze non può essere un tema che forma solo al lavoro, lo dico non solo da parlamentare ma da imprenditore
in campo digitale che ha difficoltà a trovare informatici, persone che possono entrare in questo mercato che cresce, che è al servizio di un'economia e quindi è una vera e proprio problema per la competitività del sistema paese. Ma è anche necessario avere quelle competenze di cittadinanza. Tu hai fatto un bel esempio e io lo riprendo perché è molto semplice e molto efficace, quello di saper usare la bilancia, saper capire la forza peso, perché il digitale non è così limitato come era un tempo, non siamo solo sulla Terra, ma siamo dovunque. E siccome la bilancia pesa diversamente sulla Terra o sulla Luna, noi rischiamo di avere persone che sanno usare le bilance ma non si rendono conto che il peso è diverso. Allora il digitale, l'informatica è paradossalmente ancora più importante come nozione perché permette ai nostri ragazzi di non essere attori passivi degli strumenti che oggi gli diamo, ma comprendere il meccanismo significa padroneggiarli come creatori, come persone che appunto siano attive e non che subiscono passivamente la tecnologia. E guardate, questo lo dico, uno, prima di tutto da un punto di vista etico e dal punto di vista appunto della, come ogni genitore rispetto al futuro dei propri figli, ma lo dico anche dal punto di vista di chi ha a cuore un problema che è quello di come viene percepita la tecnologia nel paese, perché c'è anche chi ha paura della tecnologia, chi teme che il digitale porti via il lavoro. Guardate, noi magari in questi consessi, in questi appunto nell'intergruppo innovazione, all'interno di questi ambiti, a volte ci sorridiamo un po', lo consideriamo come qualcosa di marginale, ma non dobbiamo sottovalutare che sta crescendo una paura rispetto a quello che la tecnologia può fare. E questa paura nasce, come la maggior parte delle paure, della mancanza di conoscenza, e l'ignoranza molto spesso provoca queste paure. Allora, permettere di comprendere questi meccanismi è fondamentale. Oggi accennavo giustamente, il mood in questo momento è l'intelligenza artificiale generativa. Però quando qualcuno prende questo strumento, che è ormai disponibile su ogni cellulare, pensa che sia uno strumento di ricerca e fa delle domande pensando che di trovare delle risposte, ovviamente fa un errore, di nuovo per noi banale, ma che non è così, e non è così purtroppo neanche per chi magari queste materie dovrebbe insegnarle. E allora il tema della formazione è un tema vero, e pongo un altro problema, poi certo servirebbero risposte, però dobbiamo capire che il tema è molto complesso, non è soltanto risorse enormi appunto. Il tema è che servono docenti molto qualificati, ancora più qualificati se devono insegnare ai ragazzi e ai bambini, perché è ovviamente ancora più complesso, e devono essere persone qualificate in un momento in cui, come dicevo prima, queste competenze sul mercato non si trovano. Quindi bisogna anche iniziare a capire che bisogna pagare bene chi deve andare a insegnare, perché ha un'alternativa sul mercato del lavoro che è un'alternativa molto spesso migliore dal punto di vista. Succede nelle scuole, succede ormai anche nelle università, io credo, vuol dire che mi puoi confermare che oggi anche rispetto alla carriera universitaria inizia a essere difficile scegliere di rimanere magari con tutta la bellezza dell'insegnamento, dell'accademia, di tutto quello che rappresenta, però rispetto a quello che è la proposta alternativa che il mercato offre a chi ha queste competenze. Allora il tema è di grande complessità, bisogna tener conto di un insegnamento che formi come cittadino, di un insegnamento che comunque deve preparare, se non altro, i ragazzi a poter scegliere materie STEM, soprattutto appunto per l'altra metà del cielo che in questo momento è meno presente, ma che invece è obiettivamente la nostra grande risorsa, perché abbiamo pochissime ragazze e donne che fanno una scelta in queste materie e rappresentano in questo momento il più grande potenziale che il nostro paese può mettere in campo in questo caso. Quindi bisogna prepararle almeno ad avere l'opportunità di scegliere quegli studi. Quindi io non voglio dire prepararle al lavoro, così come la fisica non serve a scegliere di fare l'ingegnere elettronico o quello meccanico, però è una competenza di base senza la quale uno non può neanche immaginare poi quale scelta fare dopo. E quindi, come dire, serve in assoluto. Il percorso è un percorso complesso, ma prima di tutto è una sfida in queste aule, e spero, poi lasciando la parola a Giulio, che al di là delle forze politiche, in maniera davvero trasversale, dobbiamo portare avanti dal punto di vista culturale. Bisogna che si senta l'urgenza e la consapevolezza. Tu, Enrico, e chiudo, dicevi se si fosse fatto 10 anni fa. Io
temo, come dire, che ancora oggi non ci sia abbastanza cultura dell'urgenza che ha in questo momento far partire questo percorso. Oggi ci ritroviamo a discutere di come manchino i medici e quanti tempo serve per avere un medico e diciamo mancano le persone che abbiano quelle competenze digitali che sono trasversali, giustamente come veniva ricordato, non riguardano soltanto gli informatici, gli ingegneri, ma anche i medici, gli avvocati, i funzionari pubblici, perché quello che è avvenuto con SPID è la mancanza di capacità di comprendere un processo e inserire un processo che ha annullato non un problema tecnologico, ma assolutamente di consapevolezza di un processo. Quindi dire, è davvero un percorso ancora lungo da fare, ma assolutamente urgente. Sono d'accordo, è la priorità. Non perché non ci siano altre priorità, ma perché i tempi di realizzazione sono tempi tali per cui siamo in ritardo e l'unico modo per, come dire, riuscire a recuperare il ritardo è magari prendere consapevolezza degli errori fatti per poter fare un effetto catapulta, cercare di superare magari una fase che non abbiamo saputo cogliere, intendo come sistema paese, e provare a fare un'accelerazione. Però siamo davvero fuori tempo massimo e quindi volentieri, anche da parte mia, come della collega prima, tutta la disponibilità, soprattutto a ricevere da voi, con questa, diciamo, capacità di mettere insieme la conoscenza pratica, quella del sistema imprenditoriale, del sistema del mondo del lavoro e quella dell'accademia, di chi da decenni studia e propone questi temi, di provare davvero a avere una proposta da rilanciare con forza. Oggi ci sono le risorse, oggi ci sono gli strumenti, oggi c'è il mercato che lo richiede, tutte le condizioni al contorno sono disposte in maniera ottimale, però dobbiamo finalmente iniziare a risolvere questa equazione, perché altrimenti rischiamo davvero che il nostro sistema non sia in grado di affrontare quelle che sono le sfide del futuro. Grazie, grazie Lorenzo. Di nuovo colgo soltanto lo spunto, diciamo, tra i tanti punti importanti che hai sottolineato, solo quello relativo all'importanza di conoscere per poter scegliere, per poter avere l'opportunità. Questo, diciamo, è vero in modo particolare per le ragazze. Io, diciamo, col progetto Programma il Futuro, che appunto seguo da 10 anni, con le nostre indagini ci siamo accorti che le ragazze che conoscono e sono esposte in modo corretto all'informatica poi sono più aperte. Quelle che non sono esposte, vabbè, lo considerano come un dato di fatto e poi, diciamo, non gli piace, non gli interessa. Quindi, per, diciamo, la gamba conoscenza di tutti i cittadini, questo, diciamo, è importante che l'informatica venga inserita nelle scuole. Poi c'è ovviamente la formazione delle persone che stanno sul mondo del lavoro, che è però un'altra gamba, ma è anch'essa molto importante, e dobbiamo giustamente affrontarle insieme, diciamo, sistema della formazione e sistema del lavoro, perché il transitorio se no non si gestisce. Cioè, noi possiamo pensare che di qui a 10 anni saremo a regime, forse, con un sistema, diciamo, di formazione scolastica e universitaria che produce le persone che servono, però per arrivare, diciamo, a 10 anni c'è un transitorio che dobbiamo affrontare insieme con la collaborazione anche del mondo produttivo, se no non, diciamo, non abbiamo la bacchetta magica per poterlo risolvere. E grazie, diciamo, allora adesso do la parola in chiusura per chiudere il nostro convegno a Giulio Centemero, che, diciamo, è poi, diciamo, l'organizzatore effettivo di questo evento. Grazie. Grazie. Allora, organizzatore da un punto di vista proprio puramente logistico, perché in realtà l'abbiamo organizzato come intergruppo innovazione, poi uno dei parlamentari deve prendersi carico dell'espletazione, insomma, chiedere i permessi, prenotare l'aula. Io non sono un granché nell'organizzazione, infatti non ho preparato i panini, però sarà per la prossima volta. Sono io che ringrazio voi, perché da queste occasioni si colgono tanti spunti e si impara tanto, anche perché è un mondo che io conosco anche meno di Giulia e di Lorenzo, avendo sì lavorato nell'informatica, ma fu il mio primo lavoro nel 2003 e ci lavorai un anno e qualcosa in IBM, dopodiché ho switchato sul mondo più della finanza, del fisco, quindi diciamo che l'ho visto un po' più distaccato quel mondo. Cominciamo col dire che, insomma, intanto abbiamo fatto il miracolo, perché Confapi e Confindustria sono seduti accanto, no? E questo già è un buon inizio.
E dopodiché Confapi e Confindustria sono seduti accanto. Ricordo anche che in questi giorni, proprio ieri, abbiamo affrontato per esempio il tema impatriati, rientro cervelli, la parte fiscale. C'è una parte non fiscale che però è il tema delle opportunità. Spesso si sente, qui c'è il mondo dell'accademia, io non ne faccio parte, ma so che Lorenzo, il professor Nardelli assolutamente ne fanno parte a pieno titolo, nel mondo dell'accademia i ricercatori, anche con gli incentivi fiscali, spesso ti dicono non torniamo in Italia perché la ricerca è più finanziata nell'università, che ne so, di Washington, di New York, di Parigi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi fa ancora più piacere vedere non solo il miracolo Confapi e Confindustria insieme, ma il miracolo accademia e industria, imprese insieme, che deve sempre, sempre meno essere un tabù. Cioè, ad esempio, prendo un tweet di risposta a un mio tweet che ho fatto all'inizio della conferenza stampa per condividere il link alla web TV, dove uno mi dice: a scuola si deve insegnare a tutti il latino, non quattro idiozie in informatica. No. Quindi è importantissimo anche il latino, e sono contento di averlo studiato perché mi ha dato la logica. Però il linguaggio, C++, il Pascal e così sono nati da qualche parte, quindi dal latino, dal greco, dalle lingue antiche. Ora non vi chiedo ulteriormente, ma voglio concentrarmi sul concetto di velocità a cui si riferiva il professor Nardelli. Un concetto che si sposa bene con l'Italia, cioè quindi un'Italia che invecchia, un'Italia che diventa sempre più piccola dal punto di vista industriale ed economico, perché eravamo la quarta potenza industriale, ricordava prima il professor Nardelli, adesso non lo siamo più. E quindi alla manifattura va assolutamente associata la tecnologia, contrastando quello che dicevano anche i commercianti di ghiaccio negli Stati Uniti con i loro sindacati, che volevano provare a fermare i frigoriferi, anche con tutti gli incentivi del governo del mondo non ce la fecero, perché insomma non si ferma la tecnologia. E soprattutto io sono convinto che non siano i robot a uccidere l'uomo, se proprio è a qualcuno ad uccidere qualcun altro, è l'uomo che uccide l'uomo. Quindi se è vero che da un lato bisogna prestare attenzione a nuove tecnologie, soprattutto agli aspetti etici, come l'arrivo dei frigoriferi non ha creato una enorme perdita di posti di lavoro e la povertà, io credo che la tecnologia, presa dal punto di vista giusto, anzi ne possa creare di posti di lavoro. Vediamo quante nuove professioni stanno nascendo. Velocità perché? Perché appunto in questa situazione l'Italia sullo scenario competitivo ha una sola soluzione: essere veloci. Non abbiamo risorse naturali, dobbiamo basarci sul nostro ingegno, e quindi ben venga la tecnologia, ben venga l'insegnamento di informatica a scuola, ben venga l'insegnamento delle STEM anche fuori dalla scuola, con programmi dopo scuola tipo TUMO con altri tipi di programma. Ben venga anche l'EduTech, che dà spesso seconde opportunità ai cinquantenni, 55enni che perdono il posto di lavoro e fanno upskilling e reskilling. Quindi io vi ringrazio, con l'impegno ovviamente di, con Santoni già ci avevamo lavorato nel 2018 al primo governo Conte col ministro Bussetti, ci ritorneremo a lavorare col ministro Valditara per fare in modo, cosa importantissima, l'abbiamo visto anche nell'educazione finanziaria, che si formino i docenti a questa materia. Grazie. E grazie mille Giulio. Allora io ho sentito tutti e tre i parlamentari che si sono impegnati affinché si investa su questo tema della formazione dei docenti, che in questo momento è il tema prioritario. E li ringrazio nuovamente, ringrazio gli ospiti industriali e voi che ci avete seguito, chi ci sta seguendo, ci ha seguito da casa o ci rivedrà. E speriamo di non fare tra 10 anni una conferenza di farla commentando il nostro successo. Grazie a tutti.